53 edizioni, 480.000 presenze lo scorso anno, oltre 400 espositori. Quella di Scandicci non è solo una fiera, è la fiera ormai dell'Interland fiorentino, a testimoniarlo anche le numerose presenze istituzionali al taglio del nastro. 18.500 metri quadri, 470.000 presenze attese, 400 operatori. Senza plastica e con i fontanelli dell'acqua, quindi dobbiamo ringraziare Alia e Publiacqua per lo sforzo e anche i nostri uffici e anche per il coraggio che ci abbiamo messo. Quest'anno anche uno scandicese d'eccezione, Gio Barone, che battezza il villaggio Viola, istoriato con le vicende della squadra. La Fiorentina special guest per i 9 giorni della fiera, con tanti eventi e iniziative di sicura attrattiva per i tifosi. Villaggio Viola che sarà location d'eccezione per il salotto dello sport, l'appuntamento quotidiano su RTV 38, una fiera di Scandicci che dunque porta primizie anche sportive. Tra l'altro poi il sindaco di Scandicci Fallani è il primo che trovò a Firenze quando venne a vedere Fiorentina Genoa la prima volta, no? Era accanto a lei in tribuna. Sì, no, è vero, questo è una cosa che è vera. Quando sono arrivato per l'ultima partita di campionato contro Genoa, è stata la prima persona che mi ha accolto, mi ha parlato di Scandicci. Io immediatamente sono andato su Google per vedere Scandicci. È un onore di essere qui, tanta gente, tanto amore per la Fiorentina. Sensazioni in vista di domani? Sì, no, domani è una partita come tutte le partite, domani è una partita particolare, molto importante, si gioca in orario molto presto, la squadra sta lavorando abbastanza bene, ha lavorato abbastanza bene, bisogna mantenere i piedi a terra, bisogna essere molto molto concentrati. L'Udinese è una squadra che gioca un stile di calcio molto particolare e domani dobbiamo arrivare per fare il risultato.